Presidente, è soddisfatto di aver ricevuto questa nomina all'unanimità? Diciamo che è la cosa che mi conforta di più. Non è facilissimo in un contesto così variegato e rappresentativo di tutto il Piemonte, della Valle d'Aosta, di città, di territori, eccetera, riuscire a coagulare una unanimità. E quello che mi ha fatto più piacere è che tanti consiglieri mi hanno detto: guarda che abbiamo votato non perché ci hanno costretti o forzati, ma perché ero convinto che fosse una scelta giusta. E beh, questo mi fa piacere, spero di non deluderli. I suoi programmi, i suoi progetti. I miei progetti sono quelli già individuati per il 2017 dal documento programmatico da parte del Consiglio di indirizzo che ho detto di aver letto, analizzato, studiato e condiviso. Abbiamo alcune cose grosse da finire come l'investimento nelle OGR, abbiamo nuovi fondi immobiliari di carattere etico da avviare attraverso la REAM e abbiamo da proseguire nell'attività che è stata intrapresa. Certamente ci metteremo lì a riflettere per individuare un percorso strategico essenziale. La missione. Creare valore per il territorio e per le nostre comunità di riferimento. È sempre quella. Tutto il resto è strumentale. Il suo essere cuneese, lei è nativo di Cuneo, arriva a Torino. Sì, arrivo a Torino. Tra qualche settimana risiederò anche a Torino, perché mi sto trasferendo, ma avevo messo in conto prima di sapere di questa cosa, e quindi diventerò torinese a tutti gli effetti, ma certamente il mio comune di cui sono stato giovanissimo sindaco e la mia provincia di cui sono stato per 17 anni presidente, li porto nel cuore. Pensiero quindi alla provincia grande. Eh sì, con tanto affetto. È un momento non facile per il nostro settore, un momento di difficoltà economiche complessive in cui ci sono tante nuove povertà, tanta gente che fa fatica, tanti territori, soprattutto quelli marginali, che fanno fatica e credo che dovremmo essere più vicine a questi. Sono quelle che Papa Francesco chiama le periferie. Che sono le periferie delle grandi realtà urbane, ma sono anche le periferie territoriali sparse sulle montagne e nelle campagne del nostro Piemonte e della nostra Valle d'Aosta. Amo ripetere come una sorta di slogan che da soli si può anche correre, ma solo insieme si può andare lontano. E siccome le nostre sono istituzioni che devono andare lontano, bisogna che sappiano lavorare insieme. Quindi insieme all'interno dell'istituzione, con le altre istituzioni di territorio, città, regioni, eccetera, con le altre fondazioni del territorio. Il Piemonte ha la fortuna di avere una ricchezza straordinaria di 12 fondazioni, 3 tra le prime 7 d'Italia, quindi bisogna lavorare insieme. Lo abbiamo già sperimentato, stiamo lavorando insieme in REAM, nella SGR immobiliare che ho l'onore ancora attualmente di presiedere, per cui questo secondo me è un format da replicare anche per altre iniziative. Mi sono sentito col presidente Profumo, mi ha detto: sono proprio contento, vedrai che faremo grandi cose insieme, è quello che io mi auguro.